miei buoni fatti, ma tutti mi chiamano semplicemente fanboy, ragazzo di campagna. Vivo in Italia, nel nord della Calabria. Sono un anarchico contadino. Inizio questo mio podcast sul tema dei mali disconosciuti che affliggono il mondo. Una volta un pastore mi disse: "I soldi e la televisione hanno rovinato il mondo." Io ho altre cose da aggiungere a questa breve lista, ma per oggi parlerò solo della televisione. Ben inteso, non ho niente contro il cinema, il teatro, l'intrattenimento in sé, che se realizzati da persone di valore, considero delle forme d'arte, non solo belle, ma anche in grado di veicolare importanti ideali e sentimenti. La mia critica non è tanto sul mezzo TV in sé come tecnologia, ma piuttosto sul modo con cui è stato e continua ad essere utilizzato. La televisione non è tanto dannosa in sé, ma per le sue conseguenze. Gli sfruttati del capitalismo tornano a casa stanchi la sera. Anche se stressati, spesso non hanno un lavoro che utilizza tutte le loro potenzialità intellettuali. Anzi, è di solito banale e ripetitivo. La gente sente così il bisogno di fare qualcosa di diverso. In assenza della televisione farebbero attività artistiche, sia mentali, sia manuali, o di tipo culturale. La televisione però è lì ad offrire un mezzo immediato di intrattenimento, senza sforzo, senza dover pensare, applicarsi a qualcosa di nuovo, di difficile. La noia, infatti, è il primo motore di tutti gli sforzi e raggiungimenti umani più elevati. La televisione elimina la noia e quindi anche le conquiste intellettuali e morali dell'animo umano. Così, per colpa della televisione, c'è chi non diventerà uno scrittore, un musicista, un letterato, un campione di scacchi, un maestro di danza, un abile giocatore di carte, un matematico, uno scienziato, quello che volete voi.